Insieme al direttore Ermanno Piegoni sono stati giorni un po' imprevisti e imprevedibili, no? Perché nessuno si attendeva che, diciamo, forse al di là delle smentite, il presidente La Cava aveva anche pensato di cedere le quote. Ecco, come ha vissuto lei questi giorni e che cosa ne pensi? Beh, sicuramente non bene, perché ero a Milano al calciomercato, quindi queste notizie mi sono arrivate così, improvvise. Non avevo la percezione che potesse succedere qualcosa del genere. Avevo negli occhi la partita con la Fiorentina, colpo d'occhio dello stadio, della curva, di tutto quello di positivo, vedi anche la prestazione della squadra. Quindi eravamo saliti a Milano per cercare di completare l'organico, per cercare di piazzare qualche giovane in esubero. Quindi mi sono trovato in grande difficoltà, perché poi la gente mi chiamava. Addirittura ho avuto anche la difficoltà di chiarire, come fossi colluso anch'io, in un'eventuale ipotetica, perché io parlo ipotetica, perché a me notizie certe non me le ha date nessuno, però i tantam oggi mi parlano di tante cose, di preliminari, non preliminari, di accordi che devono essere chiusi. Che devo dire? Un fatto grave, perché colpisce la squadra in un momento particolare, una squadra fatta di giovani. Dopoché, chiaramente, io ci tengo a ribadirlo, in questo progetto io ci ho messo la faccia sin dal mese di febbraio, ci ho messo impegno, diciamo, quindi penso che sia giusto anche che chiarisca che la mia posizione è al di fuori di questa iniziativa, se c'è stata, che io obiettivamente ho a cuore le sorti dell'Arezzo. Siamo appena agli inizi di un progetto che, non dimentichiamo, è arrivato l'allenatore che era alla Juventus per sposare questo progetto, nonostante le difficoltà di un passato certamente non bello, che non era facile anche andare dalle società di Serie A importanti, chiedere giocatori quando venivamo a un fallimento, eppure siamo riusciti a fare delle cose molto positive. 16 calciatori nuovi, tutti di proprietà dell'Arezzo. Non abbiamo speso un euro per acquisire questi giocatori. Non abbiamo speso un euro per pagare le procure dei procuratori e addirittura abbiamo fatto anche un largo attivo di campagna. Quindi l'Arezzo oggi è solido, è sano, è una società che sicuramente chiuderà in attivo. E quindi posso capire che magari qualcuno ha capito che può essere un affare prendere l'Arezzo. Però voglio dire, le stesse persone che erano state contattate in estate, che era facile all'epoca tirarsi indietro perché non si sapeva se l'Arezzo si salvava dal fallimento e sul campo. E La Cava, Giorgio La Cava, ci ha messo i soldi insieme a Massimo Anselmi. Io ci posso aver messo la faccia. Abbiamo avuto una squadra da Pavanella e calciatori che hanno fatto veramente un'impresa. Una città che ha ritrovato un entusiasmo. E quindi come si fa a non ricordare tutto questo? Cioè, io faccio fatica. E sicuramente non mi vendo per niente, vado avanti, anzi, mi faccio garante verso gli sportivi, verso la città, che chiaramente le cose possano andare avanti in questo progetto che era triennale, non è trimestrale. Quindi sicuramente, pur rispettando ulteriormente chi ha messo soldi, chi come La Cava ha partecipato in prima persona con impegni economici, con entusiasmo, con serietà insieme a Massimo Anselmi in questo progetto. Io sicuramente non disconosco quello che è stato il ruolo, l'impegno, i meriti, però mi auguro che questo sia il classico temporale di fine estate, che la cosa finisca qua, perché sicuramente, ove nel caso qualcuno all'interno della società, la proprietà, gli azionisti di maggioranza o non vogliono eventualmente valutare la possibilità di essere sostituiti, io non ho difficoltà a trovare persone, perché le avevo già all'epoca. Anzi, ribadisco un concetto importante che la gente non sa: per dare una valenza di aretinità, noi abbiamo contattato all'epoca i Minetti, Corradi, Cardini, i Magi, e non conosco Iacomoni, ma sapevo, perché anche Iacomoni doveva venire un incontro con Corradi a Roma da Giorgio La Cava, venne Magi perché è nipote, è cugino, non lo so. Quindi
la possibilità l'avevamo data, quindi poi quindi era tutto finito in una bolla di sapone. Poi so che si erano interessati a Rimini, a Reggiana, cioè, boh, che vi devo dire? Io sicuramente ribadisco che non c'è prezzo, perché io non mi vendo, io non vendo la mia professionalità, non vendo il fatto che ci ho messo la faccia. Io sono venuto ad Arezzo perché ho capito che la città mi voleva bene, ho raddoppiato gli sforzi, continuerò ad andare avanti e sicuramente sarò il primo a denunciare qualcosa che sicuramente va contro gli interessi dell'Arezzo, chiunque esso sia che voglia portarlo avanti.